Sì, buongiorno Serena, sono Buongiorno. Michele, un lavoratore della Bridgestone. Saluto caramente Andrea, un caro amico a cui insieme a tutti gli altri lavoratori dell'OM, noi della Bridgestone esprimiamo tutta la nostra solidarietà e gli diciamo di andare avanti perché, come ha detto il signor Gesmundo, stanno rappresentando veramente un simbolo per tutti noi che ci troviamo in situazioni difficoltose e quindi veramente solo questo, un caloroso abbraccio e veramente la forza di andare avanti, di continuare questa battaglia, sperando veramente che per loro possa esserci un futuro migliore, per le loro famiglie e per i loro figli. Tutto qua, un grazie. Caro saluto ad Andrea e buongiorno. Grazie Michele per il tuo intervento. Andrea, voi un gruppo di lavoratori dell'OM il giorno dell'inaugurazione della Fiera del Levante, durante il discorso inaugurale eravate lì davanti ai cancelli e avete fischiato al Premier Letta, perché? Ma no, assolutamente, questo lo posso garantire che noi abbiamo solo esibito lo striscione, mm-hmm. ma non abbiamo fatto nulla di questo. Non, è inutile che ci vogliono dipingere come dimostri, come ha tra l'altro ha denunciato anche l'azienda nella notifica, nella denuncia che ci è arrivato, che alcuni miei amici abbiano minacciato dipendenti all'interno dell'azienda. Le posso garantire che questo è tutto falso, non c'è nulla di vero, perché rendiamoci conto che se fossimo stati delle teste calde, se fossimo state persone che avevano grilli per la testa dopo l'ennesimo fallimento della trattativa della Fresenius, non so in altre aziende come ci si sarebbero comportato. Invece per l'ennesima volta abbiamo mantenuto la calma, abbiamo riflettuto e appunto cerchiamo ancora di venirne a capo, perché quello appunto, come diceva Pino, per quello che stiamo facendo, per come ci stiamo comportando, per come stiamo agendo, non è da tutti, francamente. Io voglio assolutamente ringraziare tutti i miei amici del lavoro per come ci stiamo comportando, perché è qualcosa di notevole, insomma. Certo, mantenere la calma in una situazione del genere, come dici tu, non è da tutti. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno signora. Volevo dire, la situazione di questi lavoratori è gravissima, è seria, si spera che si venga insomma a capo di qualcosa. Comunque volevo chiedere al segretario, sì. Lì, ovviamente voi siete vicini a questi lavoratori, indubbiamente, perché li dovete tutelare iniziando da voi sindacato, però volevo sprecare una parola per coloro che hanno avuto la sfortuna di lavorare presso piccolissime aziende di 1, 2, 3 dipendenti, che una volta perso il posto di lavoro si sono trovate senza alcuna tutela di nessun genere. Né ammortizzatori sociali né pensione per chi ha oltre 50 anni. Volevo chiedere al segretario, ma vi interessate anche di questi lavoratori? Cioè intervenite, fate qualcosa presso il governo? Cioè, signora, magari se ci parla di un caso specifico diventa anche più semplice rispondere, perché così insomma in generale. Li abbiamo citati qualche minuto fa, insomma, mm-hmm. i tanti lavoratori che perdono il posto di lavoro e non hanno, diciamo, come dire, la stessa attenzione mediatica delle grandi aziende, ma questo non vuol dire che non c'è l'attenzione del sindacato. Intanto è chiaro che stiamo ragionando su un territorio, quello di Bari, stiamo tentando di tenere la discussione anche questa mattina rispetto a questioni specifiche, ma è evidente, non per buttarla in politica, che c'è bisogno di un piano del lavoro straordinario in questo paese. Si parla anche di metodo, cioè, in generale. Bisogna ragionare rispetto a un governo che metta al centro il tema del lavoro, lo metta al centro in maniera concreta. Un grande piano del lavoro, che è l'idea, l'intuizione che ha avuto la CGIL di presentare, chiedendo, diciamo, di fare azioni concrete immediate da subito, significa mettere in piedi iniziative politiche nazionali, perché di questo si tratta. Il territorio, la provincia di Bari, il comune, la regione, il sindacato territoriale, da sola non ce la può fare. Ci vogliono risorse politiche nazionali. Noi stiamo pensando a un grande piano di investimenti per mettere a norma le scuole, per costruire le strade, insomma investimenti di risorse economiche da parte del governo centrale per poter creare lavoro, perché il punto non è
neanche più la risposta dell'ammortizzatore sociale. A 50 anni non si può pensare che la risposta sia a un lavoratore che ha perso il posto di lavoro e ha 50 anni, quello di garantirgli, e neppure le risorse ci sono per questo, garantirgli l'ammortizzatore sociale finché arriva forse alla pensione, tenere 15-20 anni con ammortizzatori sociali in una condizione di vera povertà. Il punto è mettere in piedi un grande piano del lavoro straordinario, e di questo se ne deve occupare la politica nazionale, e noi non è che non stiamo facendo nulla. Io parlo per la CGIL che rappresento, abbiamo presentato un piano del lavoro straordinario, un piano del lavoro dove diciamo cosa va fatto per, nelle politiche nazionali, per dare sostegno allo sviluppo, perché senza lo sviluppo, senza anche il sostegno alle aziende che investono e che fanno occupazione, noi ci ritroveremo soltanto, come dire, a rincorrere le vertenze. Non è più il caso, c'è bisogno di invertire la rotta, e su questo il sindacato nazionale sta facendo la sua parte. La politica deve assumere responsabilmente un ruolo fondamentale, e forse riusciamo, diciamo, a dare delle soluzioni. Nel frattempo dobbiamo però dare risposte quotidiane, che sono quelle dell'OM, che sono quelle, certo, di tanti lavoratori, specifica. Gli ammortizzatori sociali in deroga, stiamo facendo le operazioni, anche il piano del lavoro della regione che è stato messo in piedi, che riguarderà 20.000 lavoratori, un piano del lavoro che prevede un bilancio delle competenze. Anzi, vi invito i disoccupati ad andare negli uffici per l'impiego, perché abbiamo messo in piedi insieme a Regione Puglia un piano del lavoro dove verrà fatto un bilancio di competenze, e a seconda delle esigenze di ognuno potranno essere fatte delle formazioni, saranno collocati nel mondo del lavoro con dei sostegni per le aziende che assumono. Stiamo facendo delle cose, ma c'è anche bisogno di una politica nazionale che cambi. Prendiamo una telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno signora. Allora, la mia idea è questa. Voi sindacalisti dovreste darci degli input per scioperare tutta la regione della Puglia, perché chi viene a lavorare in regione industriale viene anche da fuori. Dovremmo partecipare anche noi genitori. Dovremmo scioperare, ma non uno sciopero così come presenza. Dobbiamo dimostrare ai nostri politici che noi ci siamo, non semplicemente quando hanno bisogno del voto, noi ci siamo sempre. Quindi dobbiamo andare proprio a dare fastidio a loro, perché loro non si impegnano in niente, loro si impegnano dall'inizio alla fine dei mandati che hanno solo delle loro tasche e delle loro poltrone. Allora diamoci da fare tutti quanti, dal più piccolo al più grande, perché i nostri figli vengono da noi, non vanno dai politici. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare giù al comune, giù alla regione, stare lì, teniamoli dentro alla regione, teniamoli dentro al comune, perché questi non sono neanche uomini, perché non hanno dignità. E questa è la dimostrazione che non danno neanche dignità a chi vuole lavorare. Noi i soldi non ne vogliamo, noi vogliamo lavorare, perché noi, le nostre mani sono abituati a lavorare, non sono come loro abituati semplicemente a mettersi i soldi in tasca, soldi nostri, del nostro lavoro, perché siamo noi che mandiamo avanti la regione. Grazie, buongiorno. Grazie signora per il suo intervento. La nostra ascoltatrice diceva dobbiamo andare anche noi genitori. Voi spesso avete organizzato anche delle manifestazioni con tutte le vostre famiglie, madri, figli, mogli.